roba da non credere, cioè, non si sa se... Boh. Non so cosa pensare, sinceramente. Ascoltate con me questo podcast, questo Imparano Bene, usano l'inglese podcast. Proviamo a sentire. Salve a tutti. Lo scorso 10 febbraio io, Roberto Scalisi, alias Logica Convenzionalista, e Fulvio Venanzini, alias Inquietologia, abbiamo partecipato ad una diretta web sul canale di Salvo Mandarà, Salvo 5.0.tv. Nonostante il tempo ci abbia impedito di illustrare in maniera esaustiva, come ci eravamo prefissati, i concetti che volevamo esporre, 2 ore e 16 minuti. Questo poco tempo è di 2 ore e 16 minuti, senza praticamente interruzioni, a ruota libera. 2 ore e 16 minuti, quindi, e dice, mi è mancato il tempo. Ci è mancato il tempo, ma misteri, misteri. Ma proviamo ad andare avanti, non interrompo più perché ognuno si farà poi un'idea da sé, di quello che... Questo signore dice con la voce impostata, sembra un doppiatore, è chiaro che dietro c'è una preparazione, vedete, la voce anche sofferta, la voce con questa... E beh, insomma, questi ci sanno fare, non è che improvvisano, ci sanno fare, ascoltiamo. e speriamo ci sia una seconda occasione per approfondire e completare quanto Speriamo di abbiamo no. detto. Credo che quella diretta abbia segnato un punto di svolta e di rottura nella cosiddetta Alla controinformazione online. faccia Da troppo dell'umiltà. tempo quest'ultima, complice l'eccessiva leggerezza con cui si analizzano i fatti Eh e le beh. informazioni da parte di chi si informa, è stata presa d'assalto e infiltrata, consapevolmente o no, da argomentazioni e ideologie tutt'altro che Ma antisistema. tu guarda. La controinformazione online si è trasformata piuttosto in un veicolo dell'informazione mainstream, abilmente camuffata, perciò tragicamente assimilata come realtà alternativa e di opposizione. A me pare che le argomentazioni che portano loro siano quelle che vediamo sul mainstream, quindi, ma siamo veramente cos'è, ai sofismi incredibili. Cioè, questi hanno, non lo so, non oso nemmeno, è disorientante questa cosa, da qualunque punto di vista la guardiamo. Ma proviamo a continuare. Sistema. C'era da aspettarselo. Sarebbe stato ingenuo pensare che il potere non avesse i mezzi e il movente per contaminare internet ed usare la potenza informativa intrinseca a questo mezzo a suo vantaggio. Così, attraverso i canali e i personaggi che erano soliti divulgare informazioni contro il sistema, oggi dilagano e prendono piede ideologie che in realtà sono le stesse con cui abbiamo permesso ad un sistema di consolidarsi, di dividerci, farci odiare e continuare indisturbato il suo incessante lavoro di sottomissione e delega al potere. Ma chi è La che porta avanti queste controinformazione ideologie? appare oggi in mano a coloro Noi o che ritengono lui? possibile creare gay artificialmente, persone che sostengono l'omosessualità sia contro natura, che vada fermata o comunque limitata, perché l'elite avrebbe interesse a divulgarla per diversi scopi, come ad esempio sdoganare la pedofilia, ridurre la popolazione, mercificare il corpo umano. Tutto questo ovviamente in assoluta antitesi con la logica, la biologia, l'antropologia e soprattutto il buon Alla senso. faccia. Senza argomentare oltre sul fatto che per depopolare la Terra ci siano mezzi e tecnologie molto più efficaci e facilmente utilizzabili, l'omosessualità non lede nessuno. Gli studi sociali dimostrano che l'adozione da parte di coppie omogenitoriali non dà risultati diversi dal... Quali studi sociali? Quali studi sociali? E l'ho già detto l'altra volta. Quali studi sociali? Se questi studi sono anche falsificati, chi va a verificare questi studi? Ma questi sono proprio... è qualcosa di farneticante. Studi sociali, quali? Quali? Li ha fatti lui? Qualcosa di veramente, veramente assurdo. Ma proviamo, se ci riusciamo, a sentire ancora un po'. Tutto, francamente, non ci riesco. Le adozioni etero. Non c'è alcuna correlazione tra pedofilia e omosessualità. Ed infine questa è presente nel regno animale e umano da sempre, quindi non può certo essere frutto di una moderna manipolazione delle menti. Il punto, infatti, di queste tesi non è quello di difendere i bambini e la società da... Perché non ci spiega perché non è possibile? Perché non ce lo spiega? Perché non ci spiega perché non è possibile manipolare le menti? Perché non ce lo spiega? Eh?
Cioè, non è possibile manipolare i gusti. Ma che sta dicendo questo qua? Prove del fatto che si manipolano anche i gusti delle persone, ne abbiamo sotto gli occhi in quantità esagerata, esagerata. E questo ci viene a dire che la cosa non è possibile. Allora ci dice che la manipolazione non è possibile. Siamo veramente alle farneticazioni. Io direi di fermarci qui, anzi no, ascoltiamo ancora magari un paio di minuti. Un pericolo che non esiste. Il punto è fingere di proteggerci da quel pericolo inesistente, con il recondito scopo di alimentare quello status quo, quella divisione che esiste e resiste grazie a millenni di manipolazione sessuale che ci vuol vedere scannare e reprimerci l'un l'altro su questioni irrisorie. Non è un caso che gli stessi che propiziano. Cioè, scannare e reprimerci per questioni irrisorie. Cioè, l'umanità si è scannata per. Queste sono affermazioni che bisognerebbe quantomeno argomentare con dati veri, con la storia vera, non quella che ha studiato lui sui libri della COP. Vabbè, proviamo ad andare avanti, va. Queste tesi sono gli stessi che difendono la famiglia tradizionale e naturale, un concetto che non esiste perché la famiglia. Famiglia tradizionale, questo è un termine che si è inventato il sistema, famiglia tradizionale, si è inventato il sistema questa terminologia. E il signor V come Vittoria qua, che mi parla anche con questa, ha fatto suo naturalmente questo concetto. Io direi di fermarci qui. Personalmente ho già ascoltato abbastanza, fortunatamente c'è qualcuno che sul canale di questo signore ha già detto la sua, credo che non valga la pena perdere tempo ulteriormente. Alla prossima.